Alto là, cavaliere! Alto là, cavaliere! Sì, è un po' che la stiamo cercando, eh? Ah, sì? Sì. Polizia? Interpol? Ma no, cavaliere, io sono un giornalista dell'orecchio. Ah. E io del naso. Ma ci manca quello della gola, andiamo dall'otorino, eh? Cavaliere, per favore, non scherziamo. Non ce li hanno, eh? Ci hanno incaricato di farle un grande servizio. Beh, facciamo mezzo servizio perché io ho moltissimo da fare, chiaro? D'accordo, caro cavaliere. Per prima cosa vorrei sapere da lei il suo nome, perché lei è cavaliere solo per antonomasia. No, io sono veramente cavaliere. Sì? Commendatore, grande ufficiale, gran cordone, sì. Tant'è vero che quando sono nato, per levarmi l'ombelico, hanno adoperato la sega circolare. Buona questa, no, buona. No. Ma cavaliere, sì? Allora qual è il suo vero nome? Il mio vero nome è Giovanni Battista Camicia. Camicia di? Popelin. Te. E sua madre? Fumava. Sì, ma noi vorremmo sapere il nome di sua madre da ragazza. Ah, da ragazza, sì. Fumava Virginia in camicia. Fumava Virginia in camicia. E suo padre? Ciccava in mutande. Che servizio, cavaliere, che servizio! Grazie, thank you! Thank you! Ah, thank you! Patois! Ah, do you speak English? Lei parla inglese? Oh, yes, sì, come no! Quattro sole parole! E quali? Metro, Goldwyn, Mayer! E la quarta? Il leone! Che simpatico, cavaliere! Nato? Vivo! La vedo bene che lei è vivo, ma dove? No, non me ne parlate! Sono nato sugli scalini di Notre Dame, a Parigi, in una sera d'inverno, così glaciale, che invece di portarmi la cicogna, mi ha portato un pinguino. Oh, un freddo cane! Cavaliere, posso avanti! No. Guarda questo se si muove! No, sì. È come torre che non crolla! Cavaliere, si calmi, lei ha sempre voglia di scherzare. Certo. Ma mi dica, onestamente, quanti anni ha? Non ne ho più! Come? E perché? Li ho finiti ieri! Ma questa sì che buona. Ora vuole raccontarci, per cortesia, del suo viaggio intorno al mondo, perché sappiamo che lei ha circumnavigato. Sì, io ho fatto un giro di circumnavigazione, io ho fatto un periplo, sì, nell'Amazzonia, anzi torno ora a testa e poco fa innanzi dall'Amazzonia. Che umidità, un freddo cane. Mi sono preso un sacco di acciacche, cose dell'altro mondo, tutta la Renania scassata. Ma non vi dico poi gli acidi 11. Vorrà dire 11. Beh, e io che ho detto 12? E che cos'altro accusa? 3-3 e napoletana a coppe. Ci facciamo una partita? Cavaliere, io so che lei è stato un grande conquistador. Lasciamo stare. Insomma, cavaliere, su. Non mi dirà che lei non ha mai parlato d'amore ad una donna. Per l'amor del cielo, non ci mancherebbe altro. Una sola volta. Come una sola? Sì, alla baronessa di Maron Glacé. A Parigi, sul Danubio. Sì. Io le dissi quanto voleva. Sì. Lei mi disse, beh, facciamo 30.000 perché siete voi. Io le dissi, facciamo 5.000 perché siete lei. E lei? E lei mi diede una sberla e io risparmiai anche le 5.000 lire. Fantastico, che intervista, cavaliere, che intervista. Cavaliere, si calmi. Io la vedo agitatissima. Beh, sì, io sono sempre agitato. Io capisco che lei ha molti impegni. Sì, io ho moltissimo da fare. Mi devo recare in Cina, sì, per una conferenza sul risotto al triplo salto mortale con l'asta. Ah, sì? La Simeoni Pilaf. E un'ultima domanda. Sì, è vero che lei sta per partire per il Matto Grosso? Ah, diciamo, il Matto Grosso, si tratta forse di un safari in grande stile, perché noi sappiamo che lei è un cacciatore valentissimo. Sì, come no. Anzi, vi voglio raccontare il mio primo safari. Prego, prego. Una volta mi trovavo in una riserva. Sì. Ad un tratto sento fruscio, punti fucile, pam, plip, plop, plop, giù nel caniere. Una quaglia. Un'altra volta mi trovavo nella foresta di Cervo, con Robin Hood, mio carissimo amico. Ad un tratto sento fruscio, punti fucile, pam, plip, plop, plop, giù nel caniere. Una pernice? No, una pernacchia. Una pernacchia? Un incrocio fra una pernice e una cornacchia. Un'altra volta mi trovavo in un'altra riserva. Ad un tratto sento fruscio, punti fucile, pam, plif, plof, plaf, giù nel caniere. Un fagiano? No, una vacca. Una vacca? Sì, non ci stava nel caniere. Lo credo. Forse voi ci stavate. Cavaliere veramente eccezionale, veramente. Sì. Però adesso noi vorremmo sapere una cosa da lei. Qual posso lei? Andare? No, 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 stia qui, posso, stia qui. No. E tanto non c'è niente da fare. Di qui non si passa, è come il Piave questo. Forse della donna. Cavaliere, volevamo sapere il vero motivo del suo viaggio al Matto Grosso. Ah, il Matto Grosso, mio carissimo amico, un pezzo d'uomo più grosso di lui. Chi? Una capoccia così, una meningite che non finisce mai. Chi è? Ma no!
cavaliere, ma non il matto, il matto con una T. Ah, con una T sola, sì, sì, ve l'ho rassegnata. Dunque io mi devo recare al Matto Grosso per scoprire mediante studio su alcuni insetti come posso per sempre liberare l'umanità dalla mosca. È interessantissimo. Beh. E su quale insetto inizierà la sua ricerca? Sul microbo microscopico, sul ragno elefante, cercopitecale. Classe? 1905, rividibile. Noi vogliamo sapere su quali insetti inizierà le sue ricerche. Ah, sui leopidotteri, mongolfieri catapultati. Giù. Voi sapete come si combattono i microbi? Ah sì, con altri microbi. Qual è il nemico della mosca? Il ragno. Benissimo, allora noi moltiplichiamo il ragno per 3,14. Ed avremo così un esercito agguerrito di ragni che distruggerà la mosca dal momento che ci è dato di sapere che la mosca, fermandosi nell'immondizia, prolifica ed avviene che cosa? Che cosa? Cosa avviene? Cosa avviene? Non lo sapete voi? No. Non lo so nemmeno io. E allora ce lo dica, se lo dite voi. Che cosa avviene? Che cosa avviene? La moschea. Ah, sì. Salam salamelec, bec bec, cornuti tutti e due. Ci rivedremo, Filippi. Buonasera, buongiorno. Ma ciao, Filippi.